luce di Dio qui. Sì, come c'è potete... la luce di Dio. Ok. Salve a tutti amici e amiche, sono sempre Malpice nel Gloria e sono ritornata con la bellissima persona che è Elisa. Ciao. Non l'avreste mai detto. Come ho scritto strano. Su Google Plus, strano infatti, come ho scritto su Google Plus dovevamo fare la testing dei cibi giapponesi, ma siccome quelli che dovevano portarli non sono venuti, perché tu hai una spiegazione logica a questa cosa. Quindi visto che non ci sono i dolci giapponesi faremo la Post-it Challenge, che per chi non lo sapesse praticamente bisogna scrivere il nome di un attore, personaggio famoso, cantante, cartone animato, qualsiasi cosa su questi post-it, appiccicarli sulla testa dell'avversario e fare delle domande tipo indovina chi. Sì, dell'avversario. La guerra. This is Sparta. Te, chi indovina il nome, più nomi vince, facciamo quante volte ti pare. Allora, su questo lo scrivi tu. Certo. Personaggio che ti pare, con la penna ovviamente, o con come ti pare. Su quest'altro lo scrivo io. Persone che possibilmente conosciamo entrambe, perché sennò... E ovviamente non l'altro non deve guardare, quindi non guardare. Tanto faccio vedere il mio. Faccio vedere il mio, ok. Ok, fatto. Non so se si tiene. Ok, come? Ok. Io. Ok. Allora, chi è un attore? No, non è un attore, né attrice. È un uomo o una donna? È un uomo. Beh, te pareva, no? E tocca a te. È un cantante? Sì. E tu invece un cantante? Sì. Cazzo, ma non è che Dustin è davvero quello che ti piace tanto? No, mi dispiace. O Danny? C'è così azzeccato. Sei quasi azzeccato. Sì, ma io dai due gruppi non li... Vabbè, fai una domanda tu. Ehi, guarda, è famosissima barra o. Famosissimo barra. Che capelli c'ha? Se quante volte se li ha cambiati i capelli. Ma è male, non lo conosco. Adesso credo, non lo so, prima se li ha fatti bianchi, poi neri, poi ce l'aveva gialli. Dipende da come gli gira, perché è un tipo molto... stile. Il tuo invece sicuramente fa parte di una band rock, quella che ascolti metal. Tanto di metal, heavy metal, vabbè. Finora mi hai detto solo Dustin, Danny e... Stai quasi con Danny, ci sei vicina, non è Danny però. Che ne so, come si chiamano quell'altri? Andy? No. Allora non lo so. Ci sei vicina col nome, te dico. David. Chi? Gesù. Dennis. Io ho perso, io sono destinata a perdere. Che cacchio era, mo ci guardo. Di Gaga. Che cazzo ne so, ma ascolti Lady Gaga. Ma io infatti ascolto un po' di tutti, però si conosce Lady Gaga, che è famosa. Vabbè, ma sì. E lo conosce. Sì, sì, guardo, dove ho scorto. Allora, okay, cominci tu. Ok, è un uomo o una donna? È un uomo. Lo sapevo, ovviamente lei... È un uomo o una donna? È un uomo. Ok. È... un cantante? No. Tu hai un cantante? No. Cioè sì, diciamo che... Faccio le stesse. Diciamo domande. Che ha fatto un po' di... una, mi sembra, una canzone l'ha fatta. È pure figa, però non è che canta nella sua vita. È un attore? No. Che cazzo la fa questa allora? Non è che mi ho scritto la stessa persona, vabbè. Che capelli c'ha? capelli molto fighi e sono... tipo il colore, poi un castano scuro, mi sa, correggetemi se sbaglio, ma immagino che ce l'ha tipo castano scuro, perché non so di preciso di che colore ce l'ha. Castano scuro, un po' tipo i miei qua sopra scuro. Ce l'ha anche molto. Il tuo invece era un attore, allora che fai, uno youtuber? No. Dai, è un personaggio che ti piace tanto. Ti do un indizio, è di un anime. L'amore della mia vita è Kaneki, no. La luce dei miei occhi. Sì. È Kaneki! Ti ho azzeccato, sì! Kaneki! Favij! Ma io che ne so! Vabbè, tu lo segui, Favij, quindi sì. Comunque pensa... Pour moi. Vieni. Non mi guardare male con lo sguardo miscida. Stavolta no, uno facile. Prendo io prima lo scotch perché io posso. Maronna, lugarmene. Scusa, ti ho ucciso. Perdoni. Hai ucciso un braccio. Ok, tocca a te, aspetta. Ok, comincio tu. Allora, no. Che ne sei, un cantante? No. Ok, tocca a te. Che ne so, un cantante? No, assolutamente no. È un personaggio degli anime? No.
No, ok, allora eliminiamo gli anime. Che ne so, è della creepypasta, che ne so. No, non è una creepypasta. Elton invece è di una creepypasta. Sì, aspetta, lo conosco? Assolutamente sì. Mi piace? No, proprio no. Aspetta, prima devo fare le domande anch'io. Ha la faccia blu? No. Non è Alice Jack. Tocca a te. Allora, mi fa schifo, quindi? Beh, sì. Ma schifo nel senso che lo odi. E ho detto tutto. Che lo odio? Chi è? Sono curiosissima. E fa un'altra domanda. È Jeff the Killer. Che odio. Beh, dai, è facilissimo. Vabbè. Sono cose semplici. Io, infatti, le devo fare semplici. Tu me l'hai fatta difficile, cioè scommetto. Difficilissima. Quello però ne abbiamo parlato fino adesso. Di quanto ti odi Light. Siamo 2-0. Dammi quello. Ah, ok. Vai, vai, io metto lo scotch. Allora, bene. Allora. Comincio io perché so sì. Che fare. È un personaggio degli anime. Ah sì, dai, stavolta sì, il tuo è un personaggio degli sì, anime. Sì, anche oh, il mio. Oh yeah. Ok. Tocca a te. Allora, di Death Note? Sì. Oddio, noi abbiamo messo... Abbiamo messo la stessa cosa. No. È L? No. Perché il tuo è L? Ma culo. Ma che cazzo? Ma seria? Ma dai, però. Ho messo Ryuk. Io ho messo Ryuk. Ma possibile. No, questa no non vale, dai, perché è troppo ovvio. Basta Death Note, eliminiamo Death Note dalla nostra vita. Sei una persona senza. Ho messo Ryuk, la cosa più sembra volume telle, però poi ho detto no, aspetta. Ma dopo questa, va, me parla più. Ci vedi prima. Vai, fallo vedere prima tu. Ok, fatto. Per chi non lo sapesse, lo scrivo qui sotto di cosa fa parte. Ok, spero di ricordarmi di metterlo. È di un anime? No, stavolta okay. No. E il tuo invece è di un anime sempre? Sì. Eh beh, ovvio. Non viene in mente niente. Che cazzo è un attore? Che... No, non è un attore. Fa parte di un anime, quindi che ne so. È maschio o femmina? Femmina. Strano. Beh, no, è strano, è ben molto femmina. È uno youtuber? No. Questo qui è una femmina, quindi ha un occhio verde e uno rosso. Cazzo. No, davvero, mi sa chi ma è lei. Che... Ti odio. Io non... Quello che ti piace tantissimo. Cioè, io posso sbagliare su Randy, che è il mio... È l'amore della tua vita. L'amore mio, non posso. No, vabbè, un punto tocca dartelo. Oh, stavolta veramente tu la devi fare la cosa più difficile del pianeta. Adesso Madonna, ti concedo di fare la cosa cattiveria proprio. Adesso invece faccio la cosa più facile di questo universo. Io faccio vedere. Scusate, questa non indovinerai mai. Scusate, l'avevo scritta con due N perché sono cretina nell'anima, però. Dai. Allora, cominciamo. Allora, fa parte di un anime sempre? No, stavolta no. Mi dispiace. Tocca a te. Tu fa parte di un anime? No. È un cantante? No. Oh, meno male non è uno della sua band perché sicuramente non l'azzeccavo mai dato che... Che è un attore, io faccio sempre... No. Sono tanto triste. No. Che ne so... è un attore? No. Beh, in un certo senso sì. Tocca a te. Certo. Cantante. Vorrei vederlo cantare però. Non sarebbe male. Io nel senso lo conosco, l'ho mai visto, può darsi che non, o non lo sai. Ma lo conosco? Ah, cioè, tu mi piace? Il tuo sì. Ah, beh, sì. Tanto. Mi piace tanto, che cazzo è? Tanto. Questo invece lo conosco, mi piace. Sì, lo conosci. Non è un cantante, non è un attore, non fa parte di un anime. Ma fa parte di una creepypasta? No. Che cazzo roba è? È una specie di attore, tipo. Parte di un film. Tu invece com'è? Dai, non mi voglio. No. Ti prego, non mi puoi sbagliare su questo, non è un. È un personaggio di un film? Sì. Tu invece sei un personaggio di un film? Sì. Che film è? Aspetta, prima ti faccio la domanda. Che film è? Ah, anzi, no, vabbè, non vedi il nome del film. Dico che ne so, guarda che colore c'hai i capelli? Se c'hai i capelli. Non c'hai i capelli, cioè. What? Non ce l'ha più. Dopo questo dovrebbe fare più qualcosa. Oh, l'ho mandata in palla! Ma che è Freddy Krueger che gli hanno dato fuoco e non c'ha più i capelli? No, tocca no. A te.
Di che film è? Io te lo chiedo perché io posso. Tan 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 tan. No, bro, davvero? Tan tan. È anche il mio. Tan tan tan. Non ci credo! Ora siamo raggiunti! Abbiamo preso! Raga! Cioè, è possibile! No! No! Mi hai copiato! Non ti giuro su Dio che non ti odio! Posso... Darth Vader, non è possibile, non gliela facciamo fare una cosa decente io e lei. E stavolta si gioca per bene, come Cristo Santo sì. Comanda. Ho esaurito tutto. Ci vediamo. Vai. Non lo so che posso mettere. Non c'ho altre idee, raga, ve giuro. Io girate. Ve giuro, raga, io proprio c'ho come si dice, la mia scala di idee originali è svanita. Madonna. Se non te se regge, tienitelo. Ok. Allora, stavolta per bene. Dai. Sicuro. Santo Dio. Allora, chi comincia? Cominci tu, vai. Io. Però vai di un anime? No. Merda. Una botta bruttissima. È un attore? No. È un attore? No. È un personaggio di un film? No. No. Mi piace questo personaggio? Penso di sì. No, sinceramente non lo so, ma penso di sì. Già mi dici così fia male. Vabbè, a me piace, lo conosco questo che ha scritto. Sì, a voi se lo conosci anche troppo bene. È di un videogioco. Anche ci hanno fatto anche il videogioco, sì. Credo, sì, ce l'hanno fatto. Slenderman. No. Eliminia. No. È di un creepypasta? No. Accidenti. È di... un gioco tipo horror, cioè roba horror? No, cioè è un videogioco tratto dal film, in poche parole. Questo invece fa parte di un videogioco? Sì. Ma non è che l'hai scritto Slenderman per davvero? No. Ah, meno male, mi sta più un colpo perché tu dici il personaggio che c'è scritto qua, quindi... quello che ti... la prima cosa veramente, che c'hai che colore dei capelli c'ha, che so. Non ce l'hai i capelli? Non c'hai i capelli? No, cioè mi sa qualche ciuffettino piccoletto, ma cioè, non... mi fa prendere male. Rake, no, perché ci hanno fatto il film. Prima il film e poi il videogioco. C'è anche questo, insomma. Non è il protagonista, però serve. Questo è il protagonista del proprio videogioco? No, è uno dei protagonisti. Da un videogioco di che tipo? Horror. Tu invece di che tipologia è? Dei film, fantascienza. Dei capelli. Cioè dai, cioè, ti piace il cazzo, mi piace tanto. E il film sì, poi non so se il personaggio piace, ma mi pare di sì. Yoda. Gesù, questo che cazzo. Bonnie di Five Nights at Freddy's. Oh, vi giuro, mi sono passati tutti i videogiochi per la mente tranne Five Nights at Freddy's, sono cretina. Quanto stiamo? Uno a un milione? Uno a un milione, tanto stanno tutti qui, tipo ci abbiamo tutti i cocosi, tutti i cosi qui attaccati perché noi può. E boh, che ne so, ne vogliamo fare un altro oppure smettiamo? L'ultimo, che determina la nostra... Che determina il nostro futuro. Esatto, il nostro futuro, stavolta deve essere veramente difficile. Io non guardo. Gesù ci scrivo. Scrivici Gesù Cristo. No, aspetta. Ti scrive così comunque. Vabbè, fallo vedere in telecamera. Io intanto appiccico questo su di te. Ok, allora. Comincio io. È maschio o femmina? È maschio. Bene, cominciamo già bene. Tocca a te. È maschio o femmina? È maschio. Ci hai pensato un attimo, pendico che tra... Guarda che mi ho scritto la stessa persona. No, stavolta proprio no. Fa parte di un videogioco? No. Ah, ok, allora tutto perfetto. Tu invece fa parte di un videogioco? Sì, bene. Di che colore ce l'hai i capelli? Marroni, con un codino dietro. Sì, lo conosci, l'hai visto 50.000 volte. Sì, e mi hai anche imparato a memoria. Basta, te ricordo. Vai, tocca a te, continua, perché ci devo pensare prima. Che colore dei capelli c'ha? Gialli. Biondo, è biondo. Che so? Mio boh, ti piace tantissimo. Vabbè. Vicino, aspetta. Zitta. Chi è? Di un videogioco. Link. Brava! E questo che cazzo era? Di... Ah, Jimbo.
Ok. Mi dispiace. Vabbè, niente. Perciò noi ci rivediamo al prossimo video con questa bellissima personcina. Wow, ciao. Hola a tutti.